Ma questo TTIP è un trattato transatlantico di investimento e partenariato che praticamente inciderà molto sulla nostra vita, perché considera una serie di argomenti che noi consideriamo beni comuni, ecco, come dei servizi, come delle merci, e quindi tutto ciò che adesso è nella legislazione attuale a protezione di questi beni comuni, questo trattato li riconosce come ostacoli alla vitalità delle imprese, precisamente barriere non tariffarie alla vitalità delle imprese. Quindi l'istruzione, l'acqua, la salute, il lavoro, tutta la legislazione che adesso abbiamo a protezione di determinati beni comuni verrà praticamente smantellata attraverso questo trattato, che prevede una deregolamentazione, feroce, e praticamente tutto diventerà una merce, quindi chi avrà i soldi si potrà curare, chi potrà pagare bene e chi no. Pensiamo solamente a una battuta, un esempio molto pratico sul lavoro. I contratti collettivi nazionali sono considerate barriere non tariffarie, appunto contro la vitalità delle imprese, e quindi sono da rimuovere, così come altre cose, l'aumento dei diritti sui farmaci, quindi brevetti e altra roba, e quindi si avrà anche un minor accesso ai farmaci equivalenti, pensiamo anche e soprattutto anche a quelli per la cura degli AIDS e per i trapianti. Si parla anche dell'introduzione degli OGM in Europa? Sì, si parla soprattutto dell'introduzione degli OGM e delle carni agli ormoni. Noi sappiamo che adesso in America usano carne agli ormoni, usano un tipo di ormone che però la nostra comunità richiede un maggior intervento scientifico per sapere, perché è sospettato appunto di essere cancerogeno, ma gli Stati Uniti invece dicono che non è assolutamente cancerogeno, non c'è la prova certa, quindi vorrebbero che questa carne appunto trattata con questo tipo di ormone verrebbe venduta nei nostri mercati europei, assieme al pollo, al cloro, che viene lavato con il cloro, che però lascia delle tracce stessa nella carne, e quindi anche lì è sospetta. Anche per la carne suina c'è lo stesso discorso di un ormone che praticamente è un po' sospetto, e quindi per adesso noi abbiamo vietato l'importazione di queste carni, ma con questo trattato queste carni circoleranno anche qui come gli OGM. Una cosa che si è sentita dire è la possibile costituzione di un tribunale sovranazionale che porrà dei limiti. Sì, questa è la nota dolens più pericolosa, perché è molto incisiva sulla sovranità degli singoli stati. E quando uno stato avrà un contenzioso con una multinazionale non lo attuerà più con la giurisdizione normale di questo paese, ma si rivolgerà a un arbitrato previsto di 3 avvocati di diritto internazionale. Che però, lo sappiamo benissimo, fanno un diritto internazionale che va in direzione delle logiche privatistiche, e quindi sanzionerà poi, se riterrà opportuno, lo Stato a pagare una sanzione per mancato profitto nei confronti della multinazionale. Quali sono le iniziative che intraprenderete per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema? Ma in questa prima fase noi prevediamo di dare informazione, che vi faccio vedere semplicemente un volantino che come ATTAC abbiamo fatto, che fa parte dei beni comuni, e questo è il fronte, e qui ci sono il retro, dove ci sono appunto elencati i buoni motivi per fermare questo trattato. Per adesso stiamo facendo una campagna di informazione. In autunno pensiamo di fare una manifestazione cittadina contro il TTIP, perché è il periodo in cui vorrebbero chiudere la trattativa l'Unione Europea e gli Stati Uniti su questo trattato.